Medioevo, la Sacra di San Michele come abbazia era un importante centro di potere. Come tale controllava dei territori anche molto lontani dalla Val di Susa, anche molto lontani da qui, un po' in tutto il mondo conosciuto. Territori in Puglia, ma anche in Catalogna, vicino a Barcellona. E da quei territori arrivava un bene molto prezioso, che era l'olio d'oliva. L'olio d'oliva era importante per le funzioni, per la liturgia, i sacramenti, e importante lo era all'epoca per illuminare gli spazi delle chiese. Ma in passato, fino all'età moderna in realtà, l'olio d'oliva c'era anche da queste parti, qui in Val di Susa, e più generalmente nel nord. Era così radicato nella tradizione popolare di queste terre che, in un certo modo, è riuscito a entrare nella tradizione popolare creando anche una canzone di Natale. E sono proprio i venditori d'olio del Garda, i venditori d'olio della zona di Brescia, che hanno modificato il testo di una canzone che esisteva già per renderlo un canto natalizio per vendere il loro olio. Immaginate questi uomini che andavano in giro per i paesi con le loro cornamuse e, se da una parte per i bambini era il momento della festa, per le madri era venuto il momento di aprire e spacchettare i regali e lasciare così spazio alla festa, facendo entrare nelle case questo prodotto importante che era appunto l'olio. È così che nasce, all'inizio del Settecento, questo brano. Quindi, è tempo di festa. I bambini spacchettino i regali. Le madri tirino fuori i portafogli. È arrivata la festa. Piva, piva, l'olio d'oliva.